l'assessore Bianchi che ci ha seguito sempre, poi non dimentico che noi tre abbiamo fatto la prima iniziativa, quella per Scuola Pennino, quanti anni sono passati? Ma 3 o 4 mesi. No, già 5 anni fa, e sicuramente allora era una delle prime iniziative a livello nazionale. Grazie Stefano. Grazie Stefano, grazie al Ministero per aver organizzato questa riunione qui, in questo luogo, quindi grazie ancora una volta a Marino Golinelli per aver inventato questo luogo, che come vedete si svolge avendo i ragazzi in fondo che stanno lavorando, guardate là, dietro il vetro. Ecco, loro stanno inventando la loro impresa. Vedete, io credo una cosa, credo che il modo migliore per affrontare la scuola digitale sia pensare che il digitale sia uno strumento che potenzia le nostre capacità, uno strumento che ci fa anche avere vie nuove, che ci deve assolutamente portare anche a inventare nuovi modi per insegnare. Però io sono ancora convinto che la cosa fondamentale non è che noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi a fare gli informatici, perché ne sanno più di noi sicuramente. Per quanto noi ci applichiamo, ne sanno più di noi. Ma dobbiamo insegnargli però che gli strumenti sono strumenti. Il telefonino è uno strumento, il mio computer è uno strumento, il più grosso dei computer sono strumenti. Perché noi abbiamo l'obbligo di insegnare ai ragazzi ad essere persone. Persone, uomini e donne, responsabili. Responsabili innanzitutto della loro vita e magari anche della vita degli altri. E dato che ognuno vive nella nostra epoca, la nostra è un'epoca di grandi rivoluzioni. Non c'è dubbio che siamo di fronte a grandi rivoluzioni. La prima delle rivoluzioni, se volete, è quella del tempo, è quella dello spazio. Pensate, un tempo, io lo ricordo sempre, il tempo e lo spazio sono diversi. Lo spazio è quello che io raggiungevo a piedi, a volte in bicicletta, qualcuno con una 500, ma era uno spazio governabile. E il tempo era il tempo che governavo. Io faccio sempre un esempio, scusatemi. Io quando ero giovane studiavo in Inghilterra e mandavo alla mia amorosa una lettera. Al presente ti penso. Mandavo la lettera, questa arrivava dopo una settimana e lei mi rispondeva al presente anch'io. Dopo 15 giorni io avevo la risposta ed ero contento. Il mio presente era dilatato. Se adesso mandate via col vostro telefonino un sms a qualcuno e questo non vi risponde subito, dite, ah, cosa è successo? Se poi questo è vostro figlio o vostra figlia alle 2 di notte e non vi risponde, altro che tempo, ragazzi. Il tempo e lo spazio che sono cambiati. E quindi è chiaro che bisogna paradossalmente essere più responsabili, perché bisogna essere capaci di governare il tempo e lo spazio che tu oggettivamente non controlli più. È come le informazioni. Beh, un tempo quante informazioni avevamo? Beh, tutto sommato quelle che riuscivamo a scrivere sui nostri quaderni. Beh, oggi quante informazioni abbiamo? Viviamo, naufraghiamo. Tant'è vero che la metafora che si usa per internet è navigare. Ma nel navigare, qual è il rischio del navigare? Il naufragare. Il rischio di naufragare in internet è altissimo. E allora la capacità di riuscire a governare internet, e quindi governare le informazioni, è ancora più alta di prima, per essere più responsabili di prima. E pensate alle immagini. Pensate alle immagini. Io mi ricordo che quando ero piccolo andavo al cinema la domenica dal prete e vedevo un film alla settimana. In un anno vedevo sostanzialmente, dato che ero un assiduo, dopo la dottrina si andava al cinema, c'erano 50 film all'anno. Quanti film sono a disposizione dei nostri figli in ogni momento? In ogni momento. Sul telefonino, sull'iPad, su Sky, su tutto quello che volete voi, sul computer, perché lo vedo i film sul computer, neanche più la televisione ormai. Centinaia. E quante immagini.
Come si fa a essere creativi in un momento in cui hai a disposizione tutte le immagini del mondo? Dove sta la fantasia nel momento in cui tutto sembra già masticato, già digerito e a volte anche emesso? E io a volte mi domando, ma cosa serve la scuola in epoca digitale? Quando già tutto è stato scritto, tutto è stato imparato, tutto è stato sezionato, beh, ci vuole più scuola di prima. Perché mai l'educazione è stata importante come oggi. Perché mai è stato importante avere una capacità critica come oggi. Mai è stato importante essere cittadini in grado di non farsi vivere da qualcun altro, non vivere la vita degli altri. Guardate, faremo un errore terribile pensare che la scuola digitale deve rottamare tutta la nostra grande cultura scientifica e umanistica. C'è bisogno più di prima. E il rischio, sapete che cos'è? Che questo diventi appannaggio quasi un lusso. Soltanto una piccola elite sarà in grado di leggere Ariosto. Invece noi dobbiamo trovare il modo che questi strumenti aumentano la nostra capacità, aumentano e fanno esaltare la capacità dei nostri ragazzi di capire. No, ho sbagliato. Far aumentare ai nostri ragazzi la capacità di comprendere, che è molto di più del capire. Perché comprendere vuol dire tenere assieme. E a volte si tengono assieme anche le cose che non si capiscono. Come si può capire quello che è successo a Parigi 15 giorni fa? E poi dobbiamo tenerlo assieme. Ecco, allora, la scuola digitale funziona se noi siamo più capaci ancora di essere educatori e quindi educare i ragazzi a usare tutti gli strumenti che la nostra epoca dà, ma insegnare loro che la comunità non vuol dire la community. La community virtuale va bene, se però noi costruiamo delle comunità solide. Gli amici non sono soltanto quelli di Facebook, sono quelli di cui ti puoi fidare per tutta la vita. Allora, gli strumenti servono, ma noi dobbiamo aumentare la capacità critica. E questi strumenti servono, perché la scuola digitale deve essere una metodologia con cui si ha la capacità di nutrirsi di grandi visioni. Per questo occorrono gli strumenti. Certo che occorre la banda larga. Noi stiamo investendo moltissimo come regione in banda larga. La facciamo sui fondi agricoli, cioè quelli del territorio, perché la banda larga deve permettere soprattutto a quelli che sono lontani di avere gli stessi diritti di quelli che sono vicini. Perché con grande grazia del centro di Bologna, a me serve che anche uno a Frassinoro lo faccia, eh? O a Pelagano, o sulla nostra montagna di Valmarecchia. Mi serve anche quello lì, mi serve. Mi serve che tutti percepiscano che, anche se sono in un posto lontano, in realtà sono vicino, perché sono parte di una grande comunità regionale che si percepisce come comunità educante. E l'idea che noi stiamo affrontando il grande cambiamento della rivoluzione digitale con l'idea che lo possiamo fare, perché questa non è una rivoluzione che deve dividere, ma deve unire. Questo mi sembra il principio. Perché altrimenti, sapete, il mondo che io so fare e tu no, beh, è facile da gestire, eh? Io so fare tutti gli strumenti e tu no. No. Noi abbiamo l'idea che questo deve essere messo in modo che tutti sappiano fare. Perché deve far aumentare il dialogo, non aumentare le solitudini. Deve far aumentare la capacità di vivere assieme, non quelli di percepirsi contro. Deve far aumentare l'idea che io uso tutti gli strumenti per comprendere di più. E a volte anche per capire. E allora occorrono tutti gli strumenti. Ma soprattutto occorre uno strumento fondamentale, che è la scuola come grande infrastruttura paese che ha il compito di educare un paese a percepire se stesso, a conoscersi, ma a volte anche a valorizzarsi. Grazie.